Qual è quella che ti piace di più? È quella dei due analisti di Standard and Poor's. Perfetto, and Poor's, che dicono abbiamo declassato l'Italia perché così imparano a non invitarci mai alle sue orge. Vabbè, quella è abbastanza spiritosa. Sono tutte generalmente spiritose, sono tutte desolanti, perché l'immagine è quella di una specie di vecchio satrapo debosciato in mezzo a chiappe e tette, e, insomma, così ci vedo in giro per il mondo. È piuttosto scioccante, non mi risulta che nessun capo di Stato, almeno nell'ultimo paio di secoli, sia stato capo di governo, sia stato così immortalato con un'immagine così, così ridicola e così deteriore. Il prototipo è sempre quello del signorotto allegro che pensa agli affari suoi e non riesce a capire bene come si possa parlare di crisi, insomma, diciamo uno che non si affaccia più alla finestra da circa una decina di anni per vedere cosa succede sotto casa sua. Nerone, se non sbaglio, è in 3 vignette su 8 e ovunque dicono la stessa cosa, che poi è anche la stessa cosa in fondo che diciamo noi, però insomma non succede poi nulla, no? Nel senso che si dice quello che si vede, si indica che il re è nudo, ma evidentemente la nudità del re non è un problema insormontabile in questo momento e in questo paese, perché non si riesce a uscirne in alcuna maniera. Neroniano è quello seduto su una bella sedia da imperatore mentre gli crolla in testa tutto? Quello è molto bello il disegno, mi ha colpito perché lì non c'è battuta, non c'è... insomma, l'immagine dice tutto, no? Cioè c'è questo signore un po' bleso, un po' gravato dagli anni e dal sovrappeso, pure che se ne sta lì sul suo trono, in fondo soddisfatto del fatto di essere seduto sul trono mentre cominciano i calcinacci a cadergli in testa. Quella forse è quella che preferisco, diciamo del genere neroniano, è quella che preferisco perché ha qualcosa di tragico, incombe insomma un piccolo senso di tragedia e di catastrofe, il comico e il tragico visto di spalle, diceva il saggio, e questa vignetta lo conferma. E ci sta facendo bruciare tutti adesso. Io questo mi auguro di no, però insomma certamente un prezzo lo si paga, se non altro il prezzo della sua fazione, che non è un prezzo da poco, perché se una comunità si abitua a pensare male di se stessa, si entra in depressione, sia questo un pochino il rischio secondo me, che lui lasci non tanto un paese, non solo un paese in crisi economica, ma un paese depresso, un paese che non riesce più a immaginare un'immagine diversa di se stesso.